La puntata del uh, lunedì sportivo alla, alla Sfinge benvenuti a tutti. Un, uh, un lunedì dopo il grande derby con, uh, con la Vastese che è finito per, uh, per quanto riguarda l'Unione Sportiva San Salvo diciamo big match della, della domenica che è finito con il risultato di 1-1 c'è molto da, da dire e da commentare, chi meglio del team manager Palombieri questa sera potrà in qualche modo illuminarci sulle condizioni della squadra e anche dei comunicati che ci sono stati nell nelle, ultime, nelle ultime ore. Ma io non voglio presentarvi tutta la, il, tutto il lunedì sportivo in questa, in questa introduzione, lascio subito la parola al giornalista Danilo Di Laudo che ci presenterà gli ospiti della, della serata. Sì, eh, innanzitutto buonasera a tutti, come abbiamo detto diciottesima puntata che arriva dopo una nostra settimana di, di stop. Eh sì, perché eh, tutto si può, scusa, eh, tutto, eh, questa trasmissione tutti quanti possiamo mancare, posso mancare io, puoi mancare tu, può mancare Daniele, può mancare il Presidente, può mancare persino Valerio potrebbe mancare, ma Marco che sta dietro la sì. telecamera, ringraziamo tanto, non può mancare, deve essere, quindi mancava Marco, va bene, era solo così per, dare, per, da, per far sapere che c'è anche che qualcuno, che dietro dietro che che qualcuno di fondamentale. Sì, dicevo, una partita che è stata, soprattutto quella dell'US, che è stata un po' particolare, caratterizzata da diversi episodi, eh, diciamo così, strani, come mi suggerisce esatto Antonio Toppi, da, dalla regia, anche se sta davanti alla telecamera, di cui parleremo tra poco proprio con il team manager Daniele Palumbieri, qui alla mia sinistra. Unico rappresentante del, dell'US San Salvo per questa sera, cosa a cui non siamo proprio abituati, in genere siete un po' di più, però. Avremo modo di chiacchierare un po' di tutto, insomma, anche eh, mi davi poco fa l'invito del, del giubileo degli sportivi che si terrà a Cupello mercoledì eh, di cui appunto parleremo tra poco. Alla tua sinistra abbiamo una rappresentanza di un'arte marziale, quest'anno abbiamo trattato più volte questo tipo di, di discipline. Eh, questa sera parleremo di Muay Thai e di discipline affini, diciamo così, con Angelo Marchesani e due atleti della, del loro team. Francesco e Maria, una ragazza tra gli altri che eh, appunto eh, combatte, si può, si può utilizzare questo termine, eh, con voi, che magari ci racconterà la sua esperienza e come è nata questa passione, visto che in genere presumo non sia uno sport proprio eh, femminile per, per antonomasia. Dopodiché abbiamo in rappresentanza dello Sporting San Salvo il, il segretario Andrea Daniele. Che poco fa mi diceva. Sono segretario Andrea Daniele, io pensavo fosse super presidente. No, vabbè, sto scherzando. <ride> Il segretario ha detto stampa, va, facciamo così, perché molto... nemmeno. <ride> che mi diceva che questo, questa settimana invece lo Sporting ha, ha sofferto una sconfitta, eh, una sconfitta che fortuna, fortunatamente, tra virgolette, arriva in concomitanza con il pareggio della Casolana, che comunque resta prima in classifica, quindi fondamentalmente... E qui non hanno perso contro punti. Esatto. Poi, tra te e Andrea, abbiamo il nostro opinionista, unico superstite questa sera sì. perché manca eh, da, Michele. Eh, Michele. Michele, praticamente, non ha potuto vedere per impegni di lavoro la partita, e quindi ha detto: 'Inutile che venga a fare il commento a una cosa che, che, che non ho visto.' visto. E quindi, eh, vabbè, è andata così. Vabbè, recupereremo con Antonio, insomma, ci, ci racconterà lui cosa ha visto suo punto la partita, invece. Sì. sì, a questo punto, partiamo subito con le polemiche che ci sono state ieri. Daniele no, 1-1, uh, piccia... sì, sì. <ride> che cosa è successo che... ieri? Ah, Io ho visto un po' le immagini, tante espulsioni, tanti, tante polemiche, sia dentro che fuori dal campo, correggimi se sbaglio Tanto, Innanzitutto buonasera a tutti, e da cosa vogliamo partire? Dalla partita in sé o dal contorno? Cioè... Sono varie cose che... Cominciamo dalla partita, Cominciamo va. rimaniamo dalla partita. nel campo. Okay. Rimaniamo in nel, nel campo di calcio. Beh, ieri è stata una partita abbastanza, mh, non anomala perché c'è già successo qualcosa del genere, è stata una partita un po' condizionata, forse il termine più esatto è condizionata. Eh, abbiamo offerto una prova maiuscola nei primi 28 minuti prima dell'espulsione di Vito, Marinelli, per una presunta gomitata, poi abbiamo parlato sia con Vito che con uh, Luongo, pare che questa gomitata non ci sia stata, poi l'arbitro l'ha intesa, visto del sangue, l'ha intesa come un gesto volontario, Beh, magari c'è stata, ma non era un, una, un colpo volontario. Cioè lui dice diciamo, uno di scontro gioco. di gioco. Uno scontro di gioco perché... L'attaccante difende il pallone. Il difensore cerca di soffiarglielo. Quindi, succede succedono. Magari anche con un gomito un po' largo, però comunque non c'era intenzionalità. intenzionalità ecco. Quindi tutta, al massimo una munizione per gioco ed pericoloso, era già, diciamo. Ed in termini forse di costo, regolamento, ed era già forse troppo. Eh... Invece, c'è stato un rosso diretto, sì, c'è stato un rosso diretto. Mm, vabbè, la cosa che non voglio toccare gli arbitri, perché ieri, insomma, era. Uno basta che guarda un po' le immagini e si rende conto da solo senza che andiamo a commentare ulteriormente. Però diciamo che da quel momento si è, si è segnato un solco alla partita perché li stavamo dominando, abbiamo creato 4-5 occasioni da gol, eh, li abbiamo messi profondamente in difficoltà perché eh, lo stesso colavitto a fine partita ha detto che la prima mezz'ora ha rischiato veramente tanto. Eh, diciamo che questa espulsione ha cambiato il senso della partita. Loro nella prima e unica azione del primo tempo hanno trovato il gol magari anche un po' aiutati da una nostra piccola disattenzione in difesa, però la squadra fino ad allora non aveva permesso nulla alla Vastese. Poi due minuti dopo un ennesimo show è successo sull'occasione del gol annullato da Iannicello, io ho provato a fare dei fermi immagini, non sono bravo come Marco a Fare queste cose, però ho provato più volte. e Sinceramente, io fall in aria. Non ne ho visti. Se il guardalini ha segnalato un fuorigioco, diciamo che anche lì ce lo deve spiegare. Abbastanza bene. Perché se era Iannicello. Non era per Un gol annullato gioco, in maniera anche il, un il po pareggio esatto. il gol del pareggio annullato sul, sul, sullo scadere del primo esatto. allo scadere del primo tempo. Oltre poi al gol annullato, il danno la beffa, ovvero. Uh... C'è stato un diverbio tra Giuliano Felice e Cattafesta, il portiere della Vastese. Una... Ferrante si è ritrovato ad andare a prendere il pallone in fondo al sacco, come si dice, si è ritrovato vicino Cattafesta, l'arbitro li ha visti lì vicino. Cattafesta era andato quasi a centrocampo a rincorrere Felice. È ritornato indietro, non ho capito che cosa ha visto, cosa non si è fatto eh, io, neanche aiutare io, troppo anche io, dagli assistenti. Io dico la dico, dico tu lo sai che certo. insomma poi. Eh, per, per, su, quel, su la tua ricostruzione della, della, fino a questo momento, la, 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 io in quella circostanza ho visto un colpo proibito di. Chi... Di Ferran, io personalmente. Allora ti posso dire che me l'ha confermato Cattafesta sotto la, la tribuna: mi ha confermato che lui non io ha ricevuto un, nessun pugno. no, no. L'ha confermato il portiere: sì, anche. sì, no. Si è anche quasi dire. scusato perché ha creato più problemi. Io, io non mi sono stupito da, di questa seconda, la prima sì, di questa seconda Però Antonio, no. Se avesse ricevuto un pugno, io penso che rimaneva per terra, non, non andava a rincorrere qualcuno. È una questione anche di intelligenza, cioè. Ti viene spontaneo, ricevi un pugno e vai per noi. Non lo so, forse, forse dopo è successo dopo. Comunque va bene, oh, no, no, no. lo stato di fatto è che alla fine del primo tempo eravamo sotto di un gol, due espulsioni da parte nostra e uno da parte della Vastese. Questo cosa ha prodotto? Che nel secondo tempo il mister si è dovuto inventare qualcosa. In nove persone abbiamo fatto un 4-3-2 diventava un 4-3-1-1, cioè abbiamo dovuto cambiare modulo. Ed È stato bravo perché ha letto anche sia in 10 che in 9 ha, ha, ha letto benissimo la gara. Successivamente, a metà del, del secondo tempo, siamo pervenuti al pareggio. Con, uh, Felice. con Felice, sì. Abbiamo giocato, bello. innanzitutto, tutto il secondo tempo in, nove, in nove contro 10, Ma li abbiamo anche ammucchiati anche sì, un po'. Sì, sì, sì. sì. Ma noi sulla prestazione, guardate dopo la settimana scorsa, non c'è stata Mucchiati, la trasmissione, quindi con. Sì, sì, <ride> ammucchiate il termine giusto. Dopo la gara col paterno, noi abbiamo rivisto la squadra, diciamo scintillante, che abbiamo visto le prime giornate. Sì. diciamo che abbiamo smaltito quelle tossine di coppa, le tossine accumulate per tanti turni infrasettimanali. Quindi eh, sono rientrate delle pedine importanti comunque di volta in volta, sono entrate in forma. Quindi questo è un Sanzalo in buona salute in certo. sostanza. Quindi noi ai playoff ci crediamo ancora, quindi abbiamo ancora queste possibilità. Anche eh, perché non abbiamo detto, ma qualcuno forse se lo dimentica. La, la, la Vastese è, la, è prima in classifica, è la, la, beh, è io, la mattatrice del, sì, del, del campionato. campionato. Ieri sì, no. c'erano dei dirigenti Insomma, di Lanciano che ci che... siamo fermati a parlare qualche minuto di Lanciano squadra di Serie B. Quindi, eh. E ha detto ma sicuro che la Vastese è prima e poi i sesti? Eh. Anche perché sembrava noi, proprio cioè, il contrario. Eh. Abbiamo giocato il secondo tempo in nove uomini con la prima in classifica e praticamente loro non sono, non riusciti, loro non sono riusciti a, 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 a io, emergere: a fare diciamo gioco, così. a collezionare delle occasioni particolari. Anzi, eh, Colitto lì davanti insomma, mi ha fatto vedere i sorci verdi. Stiamo parlando di un ragazzo del 98. Sì. Che eh, 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 con la squadra in 9, eh, li, li ha impensieriti più volte, se, se Di Pietro buttava dentro quella palla noi eh, vincevamo parlavamo tutti. di un'altra partita probabilmente Comunque con l'Itto nel 97, 97 io scusa. di 98 invece volevo enfatizzare Dalò sì. che è entrato al posto di Di Ruocco giusto al, al secondo tempo e ha fatto una straordinaria partita prima volta in eccellenza eh, ha dimostrato, questo sempre quella famosa, no? Vecchia, la terza, quarta puntata polemica sui giovani ci sì, 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 stiamo sì, certo. lanciando piano piano, gli stiamo dando il tempo di maturare anche senza buttarli così allo sbaraglio. Quindi, cioè. dargli una carica anche in una partita del genere era stata una grande scelta del Mister che è poi è risultata vincente. Comunque, si conclude uno a uno una partita, noi ripeto, dall'aspetto puramente calcistico siamo fieri. Abbiamo ringraziato i ragazzi 1 a 1 perché hanno, fatto, hanno offerto un'ottima prova sia di carattere che una prova di cuore, così ecco, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Loro lo hanno fatto. Sì. Ci tenevano a vincere, ci tenevano tantissimo a vincere, quindi erano contenti della prestazione, però insoddisfatti del risultato. del risultato che potevamo vincere questa partita senza problemi. Sì, mi ha fatto tornare in mente questo discorso. Le parole de, di mister Rufini subito dopo la partita. Eh, io guardo le immagini oggi. E il mister diceva: Fin quando abbiamo giocato la partita vera, lui intende 11, in 11 al 26, esatto. eh certo. abbiamo letteralmente dominato, ha confermato quello che è stato detto finora. Insomma, comunque con la bestia è sempre stato così. Cioè nel senso, nei quattro incontri tra Coppa Italia e Campionato, io penso che non ci sia mai stata storia, non è che è stata mai in discussione la prestazione e stiamo parlando che con la Vassese abbiamo perso a Basto e pareggiato qui a San Saulo sì. mentre in Coppa abbiamo vinto 3-0 lì e pareggiato 1-1 ma forti di un 3-0 d'andata certo. fai un altro tipo di partita però a livello di gioco io penso che abbiamo dimostrato e ripeto lo dico io ma lo dicono anche esperti del, di, di calcio che disinteressatamente mi hanno, mi hanno detto guardate fate il miglior gioco dell'eccellenza dell Superiore anche al paterno e domenica scorsa ne abbiamo avuto la riprova. Certo. L'unica cosa è buttare, detto, buttare, il cuore oltre l'ostacolo. In questo caso sarebbe buttare la palla dentro la rete, perché l'unica cosa che mette eh a questo punto è se ti tolgono, tolgono Marinelli al ventottesimo, ah, sì, però Insomma. spesso ci no, giustamente ci sono dire... state delle occasioni prodotte certo, 4 o certo. 5 Vito che è comunque un protagonista, visto. Eh, oltre che eh, essere fondamentale nell'azione come finalizzatore, Vito è importante proprio per la profondità che dà la squadra. Quindi, è un giocatore. Con la Vito, la prima cosa che ha detto quando me ne hanno levato Marinelli, mi hanno fatto giocare in sala a giocare, cioè, lo ha affermato lui perché gli alleva, eh, Vito ti dà molta profondità alla squadra, ti fa salire. Poi, noi abbiamo due ali velocissime che sono di Ruocco e Ferrante. È normale che con quello eh, diventiamo letali. Quindi, una volta hai perso diciamo, la boa. Non perché Colitto non era nel. però ha, diverse, ha caratteristiche fisiche diverse, quindi, vita è uno che mantiene palla, quindi fa salire la squadra, riesce a lanciare le due ali e quindi riesce a essere più offensivo. Migliore in campo per te? Ma, migliore in campo fino. Facciamo, ne do due, due. Eh, fino al ventottesimo. Io dico Marinelli, vado contro anche se ha sbagliato, eh, però è stato, oh, okay. è stato grandissimo. Nel Dai, vai contro che cosa? No, dal, dal fatto che dicono che sbagli con tanti gol, ma... Ormai no. no, chi lo dice? Ormai chi lo no, dice? Non le ascolto più certe voci. Ah, e... sono delle voci che dicono che, 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 che Marinelli sbagli molto. Beh, tra i tifosi qualcuno, insomma sì, c'è un po' di... Però, ripeto, non vedono quel lavoro oscuro secondo me. Ecco, questo, no, non analizzano quel lavoro oscuro. No, che... Allora, facciamo così. Eh? Quest'anno Vito Marinelli, quanti gol, quanti gol ha segnato? 14 in campionato. No, eh. 14 in campionato. Vabbè, 12 in 12. campionato, c'è Lorenzo che suggerisce di. No, Lorenzo 14. 12 credo, in eh. campionato. No, Ragazzi, l'ultima volta beh, 14, ma, ma anche se Vabbè, fossero 10, <ride> stiamo parlando di, un, di, di, di uno che ha segna, segnato 12 io, gol. Beh, io l'ho detto cioè, con so, uh, calma, so, uh, segna Antonio... poco con Antonio in un'intervista ha detto eh, Marinelli è un giocatore che lo vorrebbero tutte le società non si discute mai e comunque il capitano non no. si discute come riusciamo a farci del male noi in questa città secondo me non ci riesce nessuno cioè, tu hai un patrimonio di questo genere cioè, un capocannoniere che te lo invidia praticamente tutto, tutto l'Abruzzo certo. per, per mantenerci con i piedi se no magari Vito si monta un po' troppo la testa eh, non ti montare la testa e, e, e riusciamo a criticare una ehm, piccola soddisfazione sono 14 gol sono 14 gol non lo so, boh. <ride> e... non lo so boh. vabbè vai Niente, quindi Marinelli fino al 28esimo e poi secondo me Izzi Izzi è stato un grande dietro Izzi è, è felice Allora, diciamo che per me la prova è tutti da nove ok Diciamo che è sinito il 10 perché è un giocatore umile, è sempre lì che quando viene chiamato in causa risponde sempre positivo. Quindi, ieri ha fatto terzino, ha giocato all'inizio del campionato come difensore centrale. Un, ha una duttilità molto spiccata, che al Mister torna sempre comodo. Quindi. Stavolta veramente il primo. Parte sempre in sordina, parte sempre in panchina, poi alla sì, fine del campionato. Sì. Izzi, eh, stranamente, è uno che gioca sempre. Eh? O no? Quest'anno sì, ha iniziato prima a giocare. Sì, dopo... mi sa, al contrario, ha iniziato prima in campo come difensore centrale, tra l'altro, ha fatto benissimo ma considerate allora, che sono, sono occasioni che è il, il mister che li guarda durante la settimana è lui che vede chi è più in forma e chi meno magari Izzi meritava pure di giocare in alcune partite però magari avevi faccio un esempio tanto per fare un nome un Michele Conte che era ancora più in forma di lui e magari cerchi di mettere sempre la migliore formazione possibile quindi è, è sempre una scelta del mister ma non è condizionata da, anche dallo stato di forma che sicuramente è la predominante per la scelta va bene sì, passiamo magari all'altra squadra, sì. allo sporting. Che io invece da... comunque voto, non me ne voglia, eh, eh, poi votiamo... Sì. Devo, io io, io voto Golitto. Eh, Antonio, cioè per, me come... migliore, per me è migliore in campo ieri Golitto. Bello, sarebbe anche la di felice perché il gol comunque... Eh, però, però io dico Golitto perché... Con la squadra in 9 giocare con la prima in classifica per un ragazzo del 97, tenere tutto l'attacco della... e impensierirli, cioè, non è una cosa normale, e Antonio Toppi. Qual è il tuo migliore? Visto che ci troviamo, facciamo. Non ti emozionare. Allora, mh, oppure io vorrei, vorrei scegliere due meno pressione uh, innanzitutto fin quando è stato in campo almeno di Rocco, perché anche con il ruolo che in cui anomalo di ieri è, è risultato veramente uh, più, più letale del solito perché non, davi, non dava punti di riferimento così perché poteva spazia tra destra e sinistra uh, avendo giocato sulla tre quarti e poi era in dubbio tra Tafili e Colitto. Però effettivamente Colitto è stato aiutato molto. Ma ha votato Tafili. Eh, grazie, diciamo che anche grazie a lui a centrocampo abbiamo avuto parecchia sostanza. Quindi Va due. bene, i voti li abbiamo dati. Le sì, opinioni ehm... sono, sono... Tu, voi la gran partita quindi, di tutti, naturalmente. Quindi era comunque ognuno. Poi, eh, chiaro, quindi. Andrea. Questo sporting che stasettimale è andata? è andata male. Buonasera a tutti è andata. Se ne andata, non avete pagato Se i rimborsi. Dai, vediamo il lato. Vediamo <ride> 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 il lato... Abbiamo no, ne... giocato sabato, abbiamo <ride> giocato, infatti eh? sì. abbiamo dovuto pure la, for la fortuna. Siamo stati lì presenti al campo a vedere <ride> fattoriamente la partita. Comunque, per quanto riguarda la partita nostra, una partita presa un po' sotto gamba, che è da tutto, quando sono pure le immagini che ci sono, pure le riprese televisive, da tre episodi, due calci di piazzati loro, verso tre gol comunque, eh, nervosismo, qualche gol mangiato, qualche parata del portiere, quelle partite che vanno male, capito? Quante, perché, ma anche perché comunque alla base di tutto c'è l'approccio nostro, è stato sbagliato perché si vedeva già la. Quando dai per scontato la partita, dopo rischi. Si si... Di... Non, però vedo pure stanzalvo, il commento che faceva Ivani, l'ultima puntata che si ha fatto qua, i punti importanti sono parte con le ultime delle classe. Eh, purtroppo è, eh, loro stavano in salute perché vengono da due vittorie. La prima vittoria l'hanno fatta due settimane fa, quindi questa è la terza vittoria consecutiva che fanno con noi. Prima non avevano fatto zero vittorie, era una squadra che comunque era già data per retrocesso, adesso si sono trovati in meno di una playout e, e rischiano seriamente di salvarsi. Anche che comunque sono una buona squadra, eh. non è che dici che sono malvagi come squadra, la classifica era pure un po' borgiata. Noi è un po' questo, capito? Mo, eh, Danilo diceva che non avete perso i contatti. No, con la prima no, in no, 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 ma è il contrario. Perché il Treville mo si è messo a tre punti. Il Treville mo, mo quindi, a serio rischio la seconda posizione avete, perché si è accorciata abbiamo, diciamo, eh, la Abbiamo lo scontro diretto lì a Mozzacronia contro il Treville. Quindi in più che mo sembrava il calendario favorevole. Però adesso abbiamo la terzultima la, ben, la terz ultima e la quindultima quind di fila. Però questi mo sono squadre che si devono salvare. Quindi, mo quindi giocheranno, no, no, le giocheranno le no, in maniera... Domenica, la prossima di campionato andiamo a Rocca Spinalvedi. Aggressiva. È, è una partita una delle più difficili. È più facile giocare contro un piazzano, contro una casolana, una squadra che giocano pure loro a calcio, capito, che ti fanno giocare. No, a giocare con certe squadre che dopo stanno col coltello tra i denti che devono necessariamente che devono... fare punti. Posso eh, no. chiederti una cosa Andrea Treville quindi sta ritornando sopra perché... loro erano partiti per vincere sì 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 stanno... no loro erano partiti quindi per stanno... erano partiti con tutti i proclami per vincere anche perché mm. ce l'hanno pure la Rosa c'hanno sì, sì. giocatori Valbonese che due anni fa stavo, al Montorio stavano non è che era, era bugiata la classifica loro e anche, è tuttora bugiata perché secondo me sono proprio forte la casolana. è una squadra detto... che ha sempre fatto la categoria ha no, no. sempre fatto ho la promozione pure in qualche puntata di qualche trasmissione che sono stato che è una delle squadre che mi ha fatto più impressione quindi non eh... È l'unica squadra che ha vinto contro la Casolana, mostrano mo veramente in forma che rischiano fortemente dipende di tutto da noi, ha capito? Il destino è nostro, capito? Quindi, Però... la prossima domenica, prossimo match? La prossima domenica è Pasqua. Bravo, <ride> bravo. <Salta> la prossima, <ride> <ride> tanti auguri. Auguri <ride> <ride> a tutti, <ride> vai. Allora, il prossimo pross turno di campionato. Prossimo <ride> turno di campionato Andiamo a Rocca Spinalveti, a Rocca Spinalveti intricine e non lo so. Giriamo no, la no. pagina <ride> una gastronomica. Sì, passiamo a, al Moetai Prima abbiamo parlato di pugni volanti. Invece, loro i pugni se li danno eh, sul, sul serio, eh. però se li sanno dare, insomma, li sanno dare e li sanno incassare. Soprattutto, soprattutto. <ride> buonasera, eh, niente, noi parliamo un po' in, gener in generico, nel senso che. Adesso non siamo più una palestra dove facciamo solo Muay Thai, ma siamo una vera e propria accademia dove oltre alla Muay Thai che continuiamo sempre a lavorare abbiamo altre discipline che pratichiamo e su cui ci confrontiamo le domeniche alle gare che sono il Brasilian Jiu-Jitsu in entrambe le sue forme, sia col kimono che senza, l'MMA, che sono arti marziali miste quindi dove è il mix di tutti gli stili sia in piedi che a terra e stili di difesa personali come il Krav Maga che comunque è... sapersi difendere per la strada è sempre opportuno Niente, Dove eh... si svolge questa attività? E noi siamo presso il centro sportivo La Selva sì. e siamo aperti tutti i giorni anche la mattina per chi fa i turni e soprattutto le discipline sono aperte a 360 gradi, cioè nel senso che qualsiasi disciplina marziale, sia la Muay Thai, sia il Brasilian Jiu jitsu sia l'MMA sono aperte sia ai grandi che ai bambini, È un settore molto lavorato da noi molto curato. Infatti domenica 13 marzo siamo stati a San Buceto. C'è stato un interregionale per la Combat League, che è la federazione presso dove noi in circuito di gare usiamo, mm -hmm. e hanno combattuto 5 bambini sotto gli 11 anni, di cui uno di 7 anni e 5 ragazzi tra i 13 e i 16 anni. È un settore che stiamo portando molto avanti. Infatti perché ci siamo resi conto che le basi si iniziano da bambini, come vi collego prima a voi nel calcio, si inizia dai pulcini a giocare a pallone certo, certo. e noi stiamo lavorando molto nel settore dei bambini, anche perché contro tendenza a quando si pensa che sia uno sport violento, dove calci, pugni, senza ritegno, invece c'è proprio una disciplina marziale c'è il metodo di tirare, c'è tutto un lavoro di condizionamento sia e anche mentale, dare, credo, no? sì, ma oltre che mentale, ci sono proprio, facciamo allenamenti mirati, sia per dare colpi sia per riceverli. Abituarsi che, tipo a di, che tipo di diciamo di, di persone Intanto quante persone frequentano questa, questa palestra. Ah, ok. Mm, su tutte le discipline diciamo Siamo una mente di 80 persone, e poi ripeto l'età è molto ampia, sono bambini di 5-6 anni che vengono e praticano Muay Thai, ci stanno persone anche over 50 che hanno iniziato proprio dopo i 50 anni ad allenarsi, Diciamo è aperto un ampio pubblico. Quindi Danilo, come al solito, insomma, anche se eh, anche sì, io se insomma, potrei, anche fa, potrei iniziare come, come dico sempre, una volta con la una volta con l'umanità. No? Prima o poi mi deciderò pure io a, far, a fare almeno qualcosa. Un, posso venire pure io posso venire pure io. Va, eh, bene, va no, bene. Poi che altro curiamo un sacco il settore, anche agonistico. Eh, non solo dai bambini, in quanto oltre a me altri due ragazzi combattono già da professionisti, ce n'è un altro che sta entrando anche lui nel professionismo. I due ragazzi che combattono già da professionisti sono Marco Catalano e Loris Argentieri. E Michele Sarra è un altro ragazzo di San Sanzalo che sta entrando. Quindi ci sono delle, delle gare che si tengono periodicamente, ci sono dei campionati, come funziona? Sì, sì, ci sono sia campionati interregionali e nazionali e poi ci sono degli eventi, dei galà dove in genere sono riservati ai professionisti. Okay. Però in media un ragazzo combatte minimo una volta. E al questi mese. due bei ragazzi che ci hai portato questa sera, che cosa fanno? Loro fanno Muay Thai, infatti lui è uno di quei bambini cresciuto a pugni e calci, nel senso che eh, bambì, sono mo già 4 anni, ma mo fa, mo fa, fa 30 anni <ride> no. A differenza dell'aspetto ne ha solo 16, ma solo 16. ha già 17 match all'attivo che... Per la sua età è tanto, ci è sono tanto. ragazzi che si avvicinano a questo sport a 30 anni, fanno il primo incontro. Ah. Quindi. Quindi, lui che cosa fa? Di, 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 fai Muay Thai. Vediamo un attimo se, 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 se il microfono ti assiste. so, oggi puoi dare pure il tuo. Io faccio Muay Thai ormai da 5 anni. Tu, tu sei? Francesco. Sei Francesco. Sei di San Salvo? Sì. Ah, hai visto che a San Salvo si fa. una e, si fa anche il Muay Thai, dai. Sono 5 anni ormai che è pratico. E... Quindi, quando c'hai 12 anni che fai, fai facendo a botte È eh, bravo! Allora, <ride> non per la strada, però. non per la strada, <ride> almeno lo fai in palestra. Allora. Però 5 anni, come... 17 incontri sono Come funziona? Tanti, no? <ride> Ma è uno sport molto bello. Io consiglio ai miei coetanei di avvicinarsi. Eh, anche per provare uno sport nuovo, perché certo, comunque siamo, certo. siamo una famiglia. Persone diciamo, cattive. No, ci mancherebbero. E Non lo pensiamo minimamente Sappiamo perfettamente che, <ride> che eh. no, Sappiamo no. perfettamente che si tratta di agonismo E anche di, di una sorta Credo che ti abbia dato forse anche uh, La sicurezza di essere, di essere uh, Uomo Di affrontare delle, delle situazioni Sicurezza sì, <ride> ma non, <ma> non troppa, <ride> Ma neanche troppo Ogni tanto eh. Qual è stato l'ultimo incontro? È stato a San Buceto domenica, due domeniche fa e purtroppo ho perso, però ho fatto con un 19enne, eh. per me sembra una vittoria. Infatti, e... perché lui in realtà, siccome ha molti match per la sua età, combatte già con ragazzi di contatto pieno perché. Per il numero di match che ha non, non avrebbe sfidato. Quindi quella risultato. cosa che mi dicevi prima dei professionisti, dell'essere professionisti, praticamente va a, a match ufficiali che hai combattuto, sostanzialmente sì. si, si passa di categoria se, sulla base dell'esperienza. Purtroppo c'è anche chi si toglie le protezioni e con poca esperienza passa nei professionisti, ma poi si, vede, si vedono, si i, vedono risultati. i risultati. Sì. Mentre invece ragazzi che come lui hanno un sacco di dilettantismo, agonismo alle spalle quando si toglieranno le protezioni in un futuro per combattere da professionisti avranno un numero di match allora queste levato. protezioni che cosa sono? E, niente ci sono i guantoni classici si, sì, eh, tipo quelli della, della da box, pugilato, da sì, sì, sì. Okay, poi ci sono i paragomiti per le gomitate i paratibie per coprire gli stinchi e poi le gare sono combattute col caschetto per non prendere pugni. Sempre fuori. quello di, di vigilato esatto. per intenzione. Sì, sì, è lo okay. stesso. Poi... Mentre tu, che ormai <ride> hai diversi incontri all'attivo, sì. combatti... Solo con i guanti. Solo con i guantoni. Sì. Ah, okay. Paradenti e conchiglie, vabbè, vabbè. vabbè. Obbligatorio, no, <ride> si, sì, combatto solo ma con i guantoni. E nell'MMA la differenza del guanto è che è molto più piccolo, cioè copre solo le nocche sì. perché le dita sono libere per poter lavorare con la lotta a terra. Ho capito, e, niente, poi abbiamo anche l'ultima arrivata in famiglia, ma ha già combattuto con noi. Che... E mi hai rubato il mestiere, io volevo, ah, scudo, vabbè, vai tranquillo, l'ultima arrivata mi sono, sono lanciato, hai fatto bene, hai fatto benissimo. Mi hai tolto dall'imbarazzo. Vai, sei? Chi... sei, tu sei? Eh, mi chiamo Maria. Ti chiami Maria. Okay. Okay. Da, quanto <ride> che, da quanto tempo che fai questo, questo sport? Allora, sono circa due anni, due anni. Eh, però prima... Allora, la domanda è, è semplice. Come ti è venuto in mente? Non lo, so. <ride> eh, non lo so, da piccola avevo la passione per la danza, come tutte le eh, ragazze. è un bel tutù. Una cosa molto eh, no, normale. No, no, eh. Però essendo cresciuta con due fratelli, sono sempre stata, ho sempre avuto un lato un po' maschiaccio. Le, le, le prendevi, no? Abbastanza. non sono Dai due eh, sì, fratelli. le prendevo. Le quindi già mi ero formata nel... Okay. Eh, però ho sempre avuto la passione. No, ero sempre stata interessata alla tradizione della Muay Thai quello che c'era dietro più che altro. Molti e come pensano ne sei che... venuta a conoscenza? Um, Su internet, con degli amici. No, più che altro con il mio ex ragazzo. Sì? E lui aveva cominciato a fare questo sport qui. E quindi ho capito, proviamolo, eh, quanti eh, anni hai? 23. 23, brava. E una cosa, lo consiglio. A chi? A tutti. <ride> a tutti specialmente Anche a te, se vuoi, a, a tutti perché comunque è uno sport di sfogo che ti fa sentire bene. Poi vabbè... È come tu. Eh, <ride> non è, è, è tutt'altro che violenza, anzi credo che ti dia una, una grande sì. educazione perché quello che vivi nella palestra, confrontandoti con altre persone, soprattutto su un ring, combattendo e andando nel, nell'ambito dell'agonismo, eh, non combatti con un'altra persona ma con te stessa, con te stesso, combatti con le tue paure, con, eh, con ciò che è dentro, quindi superare le sfide, ciò che dà senso alla vita, secondo me. E quindi, come tanti mi è da provare, è da provare. E lo consiglio anche alle donne, specialmente, perché secondo me tutte dovrebbero avere una base. Per Sei sola diranno. in questa... Ti senti sola? No, ci sono altre ragazze, ci sono. C'è ci sono sì, un'altra ragazza. C'è un'altra ragazza. 13 anni. E ogni tanto tu... Un po' la vicchia. <ride> sì. Diciamo, per me qua un qua po che è per Vieni qua che te, te, ne do, te ne do qualcuna. Dai, vabbè. Ok, Danilo. Sì, non so se voleva aggiungere qualcosa Angelo, visto ma, che stava per... Niente di, no, dicevo approfittavo per ricollegarmi sempre al discorso dei ragazzi del settore giovanile, l'altra ragazza con cui, diciamo fra virgolette si menano, anche lei ha 13 anni e ha già vari match infatti ha combattuto anche il 13 ha vinto anche lei Quindi non è uno sport solo per chi, di, diciamo per gente di strada, fra virgolette, ma uno sport aperto a tutti ci sono vari, vari stili che si possono praticare in palestra. e quindi niente chi vuole venire a provare siamo là benvenuto no la cosa che mi incuriosisce adesso bravo, bravo grazie bravo. la cosa che mi incuriosisce è hai parlato di match e vincere gli incontri come, come viene calcolato il punteggio? se c'è un punteggio o cioè come si fa a vincere? sì allora incontro? mi cogli <ride> preparato perché sono anche un arbitro. Eh, allora dipende dalla disciplina. Se parliamo di Muay Thai si calcolano i pugni, eh, Muay Thai a contatto pieno parlo, perché nei bambini invece parliamo di light contact, cioè contatto leggero, non possono usare forza. Però nel contatto pieno sono calcolati i colpi efficaci, cioè quelli che quando entrano portano effettivamente un un risultato più che un danno un risultato, senza un pugno che si vede che fa barcollare, un calcio che è entrato totale a differenza di un calcio solo poggiato per fare un punto. E oltretutto ci sta la si calcola chi domina di più il ring, chi riesce a tenere per più tempo i round e soprattutto chi ha la miglior pulizia tecnica. Cioè chi tira il gesto, solo per... sì, il gesto tecnico è molto premiato non è solo una rissa mentre invece nell'MMA eh, i criteri sono differenti oltre a eh, colpi effettivi in piedi si calcolano i colpi effettivi a terra perché a terra oltre che a lottare si può anche colpire si calcola il grappling che è il termine per indicare tutta la lotta effettiva sia in posizione di dominio che in posizione da sotto sia l'MME praticato in genere dentro la gabbia ottagonale, sia il dominio dell'ottagono. Mentre invece nel grappling e nel brasilian jiu jitsu è un po' modificato perché è diverso la propedeutica dell'incontro. Lì si finisce o per sottomissione o per, per dominio. Cioè, più tempo riesco a dominare, più passaggi faccio, più acquisto punti. Se finalizzo, che faccio un soffocamento, una leva particolare al mio avversario e lui batte, il match è finito in quindi, quel momento. Quindi il KO, diciamo. Sì, giusto? il si KO, tecnico tecnico, diciamo, sì. Okay. Va bene, ritorniamo alla pagina calcistica. Ma, direi che, che ora, anche <ride> perché adesso ci sta... Ci sta tutta. Ci sta anche tanto da, da dire, perché prima mi hai detto da che cosa cominciamo, no, Daniele, dal campo oppure fuori dal campo. C'è stato un comunicato, un vostro comunicato stampa pubblicato credo qualche minuto fa anche da noi, ormai sì, si già sì. online, in cui voi dite che vi dissociate da. Facciamo così, lascio finire te la frase. Voglio partire da una premessa. <coughs> eh, questa è una società di tifosi. Sono tifosi che impiegano pro bono, cioè senza prendere un centesimo, un'attività giornaliera che parte lunedì e finisce la domenica, che fanno questo ormai da agosto ininterrottamente tutti i giorni, eh, senza, molto spesso mettendo la famiglia, gli affetti, il lavoro, mh, tempo da parte. Quindi dedichiamo veramente, mh, forse io e Lorenzo un po' di più rispetto agli altri, però è anche il Presidente insomma, un po' di più rispetto agli altri, però dedichiamo... A volte anche 12, 14, 16 ore al giorno alle sorti dell'U.S. San Salvo. Fatta questa premessa, eh, siamo una società giovane che abbiamo voluto, finché abbiamo potuto capire anche, eh, diciamo, frangere i tifosi un po' più particolari, un po' più focose, eh, a volte anche un po' più esagerate. Li abbiamo difesi quando c'era da difendere. Uh, dopo quello che è successo ieri, ci siamo guardati tutti e abbiamo deciso di dire basta. Cioè, eh, bisogna anche eh, la società, l'U.S. San Salvo può crescere, ma devono crescere anche i propri tifosi. Non, quei gesti che abbiamo visto hanno leso l'immagine di una città, c'era anche il sindaco e gran parte dell'amministrazione in tribuna, quindi anche loro non hanno. Anche penso ha gradito quello che hanno visto, visto che c'erano telecamere, carta stampata praticamente da tutto l'Abruzzo e dirigenti di società anche oltre l'Abruzzo, quindi penso che l'immagine che abbiamo dato non è un'immagine positiva. Eh, non ci è piaciuto il fatto che eh, cinque anni fa si è partiti da un progetto di riportare allo stadio le famiglie, i bambini, Abbiamo puntato tanto sulle scuole calcio, quindi anche la compartecipazione di questi gruppi eh, insieme agli allenatori. Ieri eh, ho visto una cosa bruttissima: cioè veramente padri di famiglia accompagnare i loro figli fuori dallo stadio. Questa è una sconfitta, è una sconfitta di tutti, della città, dei, dei tifosi diciamo, da poltrona, di ultras, della società. Abbiamo perso un po' tutti. Quindi, era un modo questo comunicato per cominciare a dire: Bene, resettiamo. Cominciamo a resettare, vuol dire che qualcosa non va, perché non è il nostro il progetto sportivo, deve seguire anche un progetto culturale. Eh, poi parleremo di due iniziative. Eh, facciamo tanto facciamo, eh, e veniamo apprezzati fuori, salvo tantissimo, proprio perché creiamo tanto. E vanificare tutto quello che facciamo per a me dispiace perché. Fondamentalmente so che sono anche bravi ragazzi, però mh, venire allo stadio con l'intento di rovinare la domenica a tutti, perché questa rivetta con Basso, con tutta sincerità, non c'è, nel senso a livello calcistico, non c'è. I tifosi di si sono comportati bene, tra virgolette, per quello che poteva succedere. Sono venuti 700-800 coordinati, non hanno. Detto una parola contro San Salvo oppure non hanno fatto nessun gesto contro di noi? cioè Voglio dire, se smettiamo con questo campanilismo Travasso, San Salvo, questo, ci sta che noi abbiamo una rivalità, ci può stare, però che venga esasperata e portata a quello che ho visto ieri non, non ha più senso neanche lo sport. Cioè, lo spettacolo è uno show, lo dobbiamo intendere come uno show e un divertimento. Se, se viene posto solo come una battaglia perde un po' tutto il suo senso. A me è piaciuta, la ragazza ha detto fate, fate venire tutti quanti perché ci si diverte e questo è il senso anche dello stadio. Divertirsi non è quello di andare a fare una guerra o eh, cercare di dire più parole possibili di male nei confronti dell'avversario. Io purtroppo per questo periodo sono un romanista e andavo a vedermi le partite e mi sono visti dei sette anni clamorosi e li ho persi, però la cosa più bella era che con tutti, sciarpa in alto e tutti a cantare l'ino della Roma questo secondo me è l'ultra, questo è lo sport o cambiamo un attimino questa cultura perché se no tutto quello che facciamo si perde la società in questo momento sta valutando tante cose oggi non vi posso dire cosa farà, farà qualcosa lo farà in maniera drastica prenderà delle decisioni forse, probabilmente anche forti però eh, questo è per far capire a questi ragazzi che così va bene. Lo abbiamo annunciato, abbiamo diramato un altro comunicato prima della partita dicendo di non assolutamente eh, portare allo stadio né fumogeni né più Perché oltre al danno eh, d'immagine diciamo, c'è un danno economico. Certo, e eh, siamo stancati di pagare la federazione migliaia e migliaia di euro di multa. Non è questo l'intento. Non è una società che ha un suo capo con tantissimi soldi che magari 10.000 euro non sono nulla. Lavoriamo tutti i giorni anche per trovare gli sponsor che con questo sistema si allontanano. Quindi ci perdiamo noi, ci perdono, ci perdono. anche perché la, eh, mi ricordo diciamo che la multa per ogni sì. fumogeno. Che costa? Sì, e sono 500 euro. C'è Valerio un attimo. Che vuole no, andare. è nazionale non è 500 euro eh? no, a livello nazionale sono 500 euro ah. a livello regionale è di meno ma tenevo a precisare non so l'entità della multa eh, però ti posso dire che anche 50 euro a me a mi sarei comportato lo stesso modo c'è sì, sì, no, ma... cioè Valerio che sì, voleva se gli, se gli dai gli allunghi. gli allunghi un attimo il microfono l'ex presidente padrone di casa Valerio Torricella che in passato Buonasera ha dovuto, ha dovuto anche lui di, affrontare questo tipo di, pro, di problematiche. Ringrazio tutti di aver partecipato alla trasmissione. Io questi problemi li ho avuti in passato. Ho reagito un po' drasticamente, mi sono schierato contro la tifoseria. Ieri ero lì a, a un metro da dove è successo il tutto. Ho visto Menicucci. Diciamo che colui che oggi sostiene fortemente dovesse San Salvo, che non è di San Salvo ma che anche in passato ha dato moltissimo per il calcio, perché uno al quale piace la sport e piace il calcio. Certo. Avrei reagito uguale a lui, perché sono reazioni che ho avuto anch'io in passato quando pagai molte multe, ricordo l'ultima a 2000 euro col cupello in una partita. Ho sentito un ragazzo di quelli che facevano il coro, che quando Mini Gucci gli disse, Nicola, gli disse smettetela, sono multe che dobbiamo pagare noi, uno di questi ragazzi si è girato e mi ha offeso, anche a me mi ha fatto sentire male, dire cacciali i soldi, cioè il classico che dicono i tifosi, alla società, quando devono comprare i giocatori. Quindi sono persone, non faccio il nome, però ce l'ho davanti agli occhi, che vanno allo stadio per dare sfogo ai loro problemi che hanno a casa. Non ha senso. Vai a fare mai tai. Vai a fare mai tai. Ma magari. Vai a sfogare mai thai, pire mazzi. Magari. Scusate, magari, lì, invece sono lì. Sono lì che ci che stanno cercando non senso di intimidire. Dire a una persona che butta Purtroppo, soldi per farti divertire. Purtroppo. Dirgli, sono in cinque, che vuoi risolvere 5. 5 persone e tu. C'è uno staggio di 5 persone. Ma una intera 5. Guarda, ti posso dire che sto di meno, uh, 3. 3 bravo. Forza Anzolore si veda in piedi. 3. Scusate lo sforzo, no, no, no. ma ci mancherebbe, anzi. ho sentito proprio la necessità no, di dire ci fa, piacere, eh, ci fa piacere, ci fa piacere. Ero a un metro, ero a un piacere. metro. Siccome anche va, noi uno di quelli proprio l'ha fatta Siamo capire. stati oggetto di schermo. li prendiamo, però poi quando una volta, due volte, tre volte, anche noi come stampa, eh, purtroppo eh, ci sono persone che credo che eh, siano cadute nel, diciamo, nel tranello di eh, emulare degli ambienti di eh, stadi eh, molto più grandi, molto più di curve, molto più blasonate e giocano a fare gli epigoni di, 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 questi, di, questi, di questi signori. E quindi chiaramente quando si inizia a parlare di mentalità No? È che tu sei un ultras da poltrono Lui non è degno di essere tifoso. Io non sono degno di, di, di fare stanzato, non sei degno di cose, quelli che ci risolvono. Entriamo in un meccanismo davvero perverso in cui il ragionamento probabilmente è impossibile farlo, e evidentemente bene fa la società a prendere dei provvedimenti. e Mi sento di dire: perché non le mando a dire a nessuno. Bene, fa la società anche a sopperire a evidentemente delle carenze di, del, rispetto all'ordine pubblico, perché comunque molto probabilmente, insomma, certi, certi comportamenti vanno, vanno sanzionati, punto. Bisogna avere il coraggio di farlo e poi probabilmente eh, si sbaglia a, a reagire a. a, a Ecco, quando usciremo da qui molto probabilmente dovremo prendere le offese, abbassare la testa e andare, e andare via. Eh, certo, non sempre, eh, e lo faremo, eh, lo faremo, però non sempre... Eh, Ci abbiamo eh, i Maitai qua. Sì, però, eh, per carità, eh, beh, ma non sempre da uomini è una cosa che... A, a volte uno, no? Allora, se c'è l'ordine pubblico in una, in una partita peraltro anche in assetto anti-sommossa con tanto di casco e di parata militare, eh, uno si augura magari che a un certo punto possa intervenire. Se no, veramente non, non, queste persone... Però, Prego. Scusate, credo che il problema di fondo sia cioè che i tifosi, in parte come ha detto Valerio, devono trovare un'altra parte dove sfogarsi, non lo so. Ma Stato. magari, magari cioè lo sport deve essere... Magari. Lo sport a 360 Magari. gradi, non parlo solo di Muay Thai o di calcio, debba essere seguito da Magari. tifoso. E si vince e si perde, non si vince sempre, Ma vedi, non dicevo, si perde. Diceva, diceva un formatore che per aiutarti, io, eh, se tu sei seduto lì e io ti voglio far alzare dal punto dove ti, ti trovi, eh, ci vuole anche un pochino della tua volontà perché io ti do una mano e tu devi fare. Se tu stai invece in una posizione in cui è impossibile dialogare, perché questi sostanzialmente sono soggetti di mente. che non hanno interesse a, a, a dialogare. Eh, e pensano di vivere una realtà come se fosse la curva non lo so, della Lazio o, o, o dell'Inter, non so di quale, di quale, di quale schieramento, di, di chissà cosa, e, e giocano a fare i piccoli delinquentucci, e, e se un'intera città non è in grado di prendere una posizione ferma e chiara, come bene ha fatto Unione Sportiva San Salvo e con coraggio affrontarli e isolarli rispetto a, a, a determinate posizioni, fargli capire che San Salvo non sono loro come cantano, tutt'altro, San Salvo non sono loro. San Salvo lo diciamo alla televisione. San Salvo siamo noi, siamo noi loro sono purtroppo una minoranza violenta che non rappresenta questa città o meglio facciamo così almeno a noi non ci rappresenta ma credo che sia a discapito anche di tante famiglie e genitori che saranno andate a vedere la partita con i figli per vedere la partita perché, e non poi, per fare bravo anche cioè. perché ieri poi non siamo entrati nel merito ma che cosa è successo che abbiamo fatto anche ridere i polli perché abbiamo iniziato a litigare fra di noi cioè, facciamo ridere i polli ridono dall'altra tribuna, ridevano a squarciagola, chiaramente. Perché? Cioè io dopo 14 anni che seguo l'US San Salvo, sistematicamente, tutte le domeniche, non ho mai detto male, qualsiasi presidente, beh, mi devo sentire, oppure lui con il suo impegno, quello che ha messo i soldi, il team manager si deve sentire dire da un, da un, un qualsiasi pingopallino che arriva che... Ma, insomma che poi magari fra un anno non ci sarà più e, no, e, no, e non viene neanche più allo Stato come, come quelli di Speriamo. due anni fa, come quelli di due anni fa che non vengono, non vengono neanche più. Ma insomma, mm, Antonio, io volevo innanzitutto ringraziare Valerio, perché so che anche lui ha, ha passato questo. Ma Valerio di... l'ha anche affrontato. E l'ha per dire, anche per, bene. Dire, per dire la verità. Io non so quindi... quali saranno i nostri passi successivi a questo comunicato. Però sicuramente dobbiamo, eh, ripeto, ringraziare I Valerio Torricella, i Minicucci, tutti i presidenti che comunque hanno, tira tirano, hanno tirato avanti questa, questa macchina che eh, per certi versi a volte è sfibrante, perché veramente ci vuole un lavoro giornaliero, non esiste pausa, non esiste mo, forse quattro giorni a Pasqua. Ecco. Certo. Quindi, Stiamo parlando di un lavoro che purtroppo non apprezzato fa male, perché tu fai tanto quando non viene apprezzato questo fa male oh, ma c'è una maggioranza da... silenziosa che l'apprezza, certo, ci sicura... vuole un po' sicur... di coraggio, sicuramente però ci vuole un po' di coraggio questo... nell'affrontare delle situazioni, stiamo valutando da per... parte di... ma non da parte vostra, sì, sì, ci sì. vuole coraggio nella, nella città, certo, perché lì certo. doveva venire giù la tribuna, tutti, non soltanto Andrea Ialacci certo. e... sì. doveva venire giù tutta la tribuna perché sono in cinque, come stanno qua fuori fanno il gruppettino, pensano di essere forti, capito? questo mm. è il punto poi noi ce ne andiamo isolati una parte uno dall'altra e magari cinque persone sono, rischiano di essere invece non è così perché la, eh, 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 da questo Vai, punto di vista l'atteggiamento mi... di Valerio atteggiamento della Chuck Norris del, del combattente un po' eh. <ride> del guerriero lo no, no. possiamo dire nel team <ride> <ride> sì Valerio sì, Valerio sì, Valerio sì. Vabbè, dai. Ma, okay. come, voglio terminare col dire comunque io voglio ringraziare tutta quell'altra parte di tifosi che Ieri è venuto allo stadio, ci hanno sostenuto, certo. hanno caricato anche loro la squadra mm, e questo è positivo. Io ripeto: io spero che questo progetto non si spezzi, anche se c'è il rischio, ma io spero che questo progetto non si spezzi: quello di riportare tanta gente allo stadio, il fatto di creare anche delle squadre di certo competitive, quindi che si giocano perlomeno i playoff, vincere il campionato, vincono una coppa anche per creare quell'entusiasmo che forse San Salvo merita. Mh, ieri un giornalista di Roma, che è un mio grande amico, mi ha scritto, gli ho mandato un po' di foto della partita e mi ha detto voi minimo, minimo meritate la Serie D. E io ci credo che minimo meritiamo, un pubblico del genere merita la Serie D. Certo. Questo è qua. Sì, voltiamo velocemente pagina. Sì, Parliamo delle no. iniziative. Abbiamo eh. già, abbiamo già sì, abbiamo sforato. sforato. Uh, volevo dire sempre: nelle iniziative che abbiamo creato intorno al merchandising di sì. questa squadra, abbiamo creato insieme al buon Marco Sciullo, un, buon Marco Sciullo sì. un DVD con uh, tutta la finale della Coppa Italia. Quindi, posso magari dobbiamo in... parlare 20 minuti di questo. È una bella vittoria. <ride> Vedi, Anto, tu vedi, oggi devi parlare di queste cose. Di certo. Quando poi c'è qualcosa, un ricordo indelebile. indelebile che questo certo. non ce lo leverà mai nessuno. Eh, certo. quindi, eh, La grandissima vittoria di Coppa Italia. Sì, ad Ortona il, A Ortona. il 3 gennaio di quest'anno. Eh, quindi, c'è il DVD dell'intera partita con, tra l'US San Salvo e il Pineto. Al costo di 15 euro. Uh, come contributo insomma alla stampa e alla duplicazione del cd uh, sono prenotabili prossimamente presso la nostra sede che non è più in Beh. via Pascoli ci stiamo trasferendo e, oppure ci potete cioè, contattare abbiamo una notizia, dove, ce la, dove ci trasferiamo? saprete tutto a tempo debito <ride> ok e, Oppure sulla nostra pagina Facebook mandando un messaggio, potete prenotare la copia, poi vi diremo modalità per okay. acquistarla. L'altra novità è la partecipazione: siamo stati invitati dal Cupello Calcio insieme a diverse società, tra cui la Vastese, lo stesso Cupello, Pescara, Paterno e Pineto. Faremo due triangolari nella giornata che si chiama Giubileo degli Sportivi. Il calcio per carità. È una manifestazione che invito tutti gli sportivi di San Salvo a intervenire, si svolgerà il 23 di marzo a Cupello, a partire dalle 14.45 ci sarà anche il Pescara o una sua buona rappresentanza, dove non c'è un ingresso fisso come biglietto, ma si potranno fare delle donazioni che serviranno per costruire una chiesa in Brasile, vicino a San Paolo, una favelas. Dove noi abbiamo visto le immagini vi posso dire che una palude forse più accogliente. Quindi vi dico, è un progetto sicuramente da sostenere e, e invitiamo tutti i tifosi come hanno fatto anche le altre squadre. Tutti i tifosi, della, chi vuole bene è San Salvo non può non voler. Contribuire a questo tipo di iniziativa. Bene, l'appuntamento per questo Giubilo degli sportivi. La prima partita è Al 23 marzo mercoledì. Quindi questo quindi di mercoledì 23 mercoledì di 23 Pasqua, mercoledì ecco, di Pasqua. alle ore 14.45. Noi andremo un po' prima perché ci sarà una santa messa, un convegno di un'oretta e così un convivio con la Caritas. Va bene. Grazie a tutti. A proposito di tornei, anche lo sporting sta. Grazie allo Sporting partirà un altro torneo con tantissimi iscritti, giusto Andrea? Leggevo proprio oggi sì, qualcosa. Sì, infatti avete pubblicato sul vostro sito un rituale che, questa è la settima edizione che fanno l'Abruzzo Cup ci saranno 170 squadre di cui una trentina locali, e 140 di tutta Italia, a partire dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia quindi si giocheranno sui campi di San Salvo tutti e due gli impianti sportivi, sia via Stingi che il Davide Buccia, a Cupello, i due impianti sportivi di Termoli, il, lo stadio principale il campo San Piero e Paolo e Pedacciato. Quando comincia? Inizia venerdì pomeriggio, fanno l'inaugurazione venerdì a mezzogiorno quindi e, e ospita anche l'US San Salvo come settore giovanile, gli Aquilotti, la scuola di San Salvo tutti quanti, quindi ospita tutti quanti, l'amministrazione. È un indotto di oltre 3.000 persone, quindi sarà una bella... perché le inaugurazioni ogni anno lo fanno sempre qua a Davide Bucci, mm -hmm. il sede principale. Mm -hmm. E dopo man, man mano si tiramano per, per i vari campi, quindi è un bel evento sportivo. Quindi solo settore giovanile praticamente. Solo cioè. settore giovanile fino agli esordienti a 11 mi sembra. Ah. Perché okay. infatti dopo il, io parlo per quanto riguarda l'organizzazione nostra, qui faranno solo calcio i, i pulcini, cioè il campo diviso in quattro campi, mentre a Via Steggi giocheranno solo ad 11. Quindi via Stingi verrà utilizzato per il sì, calcio sì, per il calcio ad 11 diciamo, esordinate a 11 mo okay. non so, so l'età precisa qual è. Non, si inizia venerdì con l'inaugurazione e in più venerdì sabato e domenica. Domenica saranno le prime azioni, sempre qua. Tutto si, le, le fasi cruciali della, della manifestazione, si, si svolgeranno qua a San Salvo. Che è uno dei tornei più grandi d'Italia, di, capito? Per, per, per la la valenza che, che porta. Organizzato no, con la federazione italiana. Eh, come... Organizzato tramite l'area area, ah, okay. area Eventi di Lanciano, con l'Area Eventi Lanciano in collaborazione, capito per, per i campi. Comunque è un buon motivo per tutta la città di San Salo, perché poi tutti gli alberghi saranno pieni. Certo. Capito, cioè, quindi, tutto il contorno, speriamo solo così. che ci accompagni il tempo. A differenza dell'anno scorso, che ha fatto brutto tempo, il giorno di Pasqua. È allora speriamo che sia una bella giornata. Ci sono i saluti finali. Sì. Chi vuole dire qualcosa? C'è cioè non hai da dire nulla. Facciamo a voi, salutare... appuntamenti da, da dare? Prossimi appuntamenti? Mm, noi di appuntamenti adesso abbiamo uno fisso: che saranno il 22 maggio, saranno di nuovo i campionati italiani a Roma. Uh -huh dove io e un altro ragazzo proveremo a passare le selezioni per professionisti per andare in Cina come rappresentanza italiana, cioè Marco Catalano bene, un grosso in bocca al lupo per la, per la vostra attività noi sì, Danilo possiamo dia... concludere, possiamo concludere auguriamo, auguriamo una buona Pasqua sicuramente eh, perché la prossima, la prossima, prossima settimana, settimana, non settimana non è... saremo fermi, esatto. lunedì di Pasqua la Pasquetta ci riposiamo si mangia l'agnello la eh. Pasquetta la sfinge la Pasquetta la sfinge, ma c'è sempre la, il Tittafly anche domenica domenica sera di Pasqua c'è sempre il Tittafly Quindi comunque la spinge domenica Tittafly e lunedì Valentino Siro, quindi la sfinge è aperta, tutto qui, funziona allora lo stesso. Ah, però vabbè, noi la trasmissione, insomma, però ci vediamo là, tra, pro, due lunedì, tra due così. lunedì. Buona Pasqua a tutti, auguri a tutti, auguri. auguri.